Il pallone passa Pedersen, segna Pedersen, la Juventus è in vantaggio, incredibile. Il calcio femminile italiano domenica ha raggiunto il punto più alto della sua storia dopo la qualificazione ai mondiali. Non si tratta di un risultato individuale che riguarda una sola squadra, ma l'intero mondo calcistico. L'Allianz Stadium ha ospitato la quart'ultima giornata di campionato fra Juve e Fiorentina. La quota spettatori non ha di certo raggiunto i numeri della Juve maschile, ma ha comunque registrato 39.000 presenze. Una cifra che premia l'intero movimento femminile, che nonostante i tanti ostacoli sta venendo fuori poco a poco, ottenendo sempre più consensi. A minare questo mondo sono sempre l'ignoranza, vedi Collovati o lo pseudo-giornalista di Agropoli, e l'indifferenza che gli toglie spazio all'interno del sistema sportivo. Anche Avellino fino allo scorso anno aveva una sua visione rosa del calcio, ma come spesso accade al sud, le cose belle non durano mai per sempre. De Cesare nelle pratiche di acquisizione della Calcio Avellino aggiunse anche la volontà di dare in futuro ai colori biancoverdi un tocco di femminilità. La speranza è che quindi, insieme alla rinascita del lupo, ci sia in futuro anche un'apertura concreta al calcio femminile, magari ripartendo proprio dal prossimo anno, quando si ritornerà professionisti. Una cosa è certa, le donne non avranno le stesse doti tecniche degli uomini, forse solo alcune, ma di sicuro stanno dimostrando, attraverso il loro gioco limpido e privo di cattiveria, se non quella agonistica, che forse la vera essenza di questo sport è racchiusa più nei loro palleggi che nello stipendio milionario di Cristiano Ronaldo. Cherubini diventerà grasso, i semi piantati saranno poi alberi e lei, Alessandra, Alessandra sarà sempre...